Ciao e bentornate sul mio canale. Oggi continueremo a giocare a My Lovely Cat e dobbiamo cominciare l'episodio numero 8 di Leo. Nello scorso episodio abbiamo visto che lui è un po' geloso perché c'è un certo Todo che ci prova con noi e quindi diciamo che a lui questa cosa dà abbastanza fastidio. Poi c'è stato un momento un po', diciamo, di imbarazzo perché noi eravamo in biancheria intima, ci stavamo cambiando e lei è entrata all'improvviso nella stanza e ci ha visto seminuda. E diciamo che lì lui ha avuto un attimo di defiance perché si è abbastanza imbarazzato, proprio come se fosse un vero essere umano. E poi siamo usciti con lui ed è finito così l'episodio. E adesso cominciamo subito il prossimo. Ora che non ci sono clienti, i gatti si rilassano un po'. Mi guardo attorno per accertarmi che nessuno di loro sia nelle vicinanze ed entro in cucina. Capo, un momento! Sentendo il mio tono di voce serio, il capo mi guarda un po' preoccupato. C'è qualcosa che non va? Era una cosa davvero difficile da dire, ma dovevo farlo. In realtà, ho deciso di lasciare questo lavoro il prossimo mese. What? Perché? Mi prendi un po' alla sprovvista. Se non è un problema, potresti spiegarmi qual è la situazione? Ma cos'è questa cosa improvvisa? Il fatto è che, dopo aver sentito la mia spiegazione, il capo sorride tristemente. Sì, ma scusate, anche noi che siamo di qua vorremmo sentire la spiegazione, se è possibile, no? Ho capito, Tsuki. Sarà dura quando te ne andrai, ma rispetto la tua decisione. Ti ringrazio molto. Mi sento un po' in colpa per quello che gli sto facendo, ma sento di essergli allo stesso tempo molto grata. Tornata in sala, noto che tutti i gatti sono riuniti in una sorta di meeting. Se fosse davvero così, probabilmente mi sentirei un po' triste. Ok, lo hanno già scoperto. Non posso crederci, non è che stiamo fraintendendo? Beh, ho solo sentito un frammento della conversazione. È ancora presto per esserne sicuri. Però se così fosse, ne state facendo una tragedia. Nora non frega mai niente, proprio. Lui è tranquillo. Non permetterò a Tsuki di andarsene. Amore. Leo sembrava essere alquanto furioso. Ops, mi sa che mi hanno sentito. Avrei voluto che andasse tutto liscio, ma sembra che non sarà così allora. I gatti sono talmente presi dalla conversazione che non si accorgono nemmeno della mia presenza. Che fare? Bene. Faccio finta di nulla, almeno a Leo devo spiegare bene la situazione, parliamone come si deve. No, parliamone assolutamente come si deve, penso che sia la scelta migliore da fare. Dopotutto sono anche loro colleghi del mio posto di lavoro. Decido di dire le cose come stanno. Voglio parlarvi di una cosa. Leo mi indirizza un'occhiata sospettosa, dopodiché si dirige in un angolo della sala, dandomi la schiena. Probabilmente non ha intenzione nemmeno di ascoltare ciò che ho da dire. Tiro un sospiro di fronte alla sua ennesima rabbia. Non ce la posso fare! Un attimo, eh. Appena finiscono i messaggi. Tiro un sospiro di fronte alla sua ennesima arrabbiatura. Suki, allora hai davvero intenzione di andartene? Dice Shiro a voce bassa in nome di tutti. Annuisco. C'è qualcosa che voglio e devo davvero fare. A dire la verità, sono terribilmente triste di dovervi lasciare. Se dici che non c'è altra scelta, allora non c'è nulla che possiamo fare. È un vero peccato. Rin è calmo come al solito, ma dalla sua voce traspare una certa tristezza. Fai quello che ti senti di fare. Dopotutto è la tua vita. A lui non cambia niente se ce ne andiamo oppure no. Dice Nora, di poche parole come al solito. Dopodiché si volta da un'altra parte. Grazie Nora. Che splendido carattere che c'ha sto ragazzo, o sto gatto. Se sei triste, allora perché non rimani? Sora è dolcissimo invece, secondo me è come il miele lui. Dice Sora con voce dolce. Noi non abbiamo il diritto di dirti nulla al riguardo, ma sappi che saremo tutti tristi se te ne vai. Dice Shiro gentilmente, la sua espressione era identica a quella del capo. Comunque, per tutto questo mese sono qui con voi, quindi non parlate in questo modo così tragico. Dico io con un triste sorriso.
Sapevo che se glielo avessi detto si sarebbe creata una brutta atmosfera ed è per questo che avevo pianificato di tenerglielo nascosto. Ho capito. Allora però immagino che in questo ultimo mese ci sia permesso di farci un po' viziare da Tsuki, giusto? Esclama Sora con un caldo sorriso. Tutti gli altri gatti mi guardano all'unisono. Mi pare di cogliere qualche lacrima nei loro volti. Sarà forse perché sono tristi del fatto che l'umano è in grado di esaudire i loro desideri se ne voglia andare? No, non penso. Anche se loro, mi sembra di aver capito, che credano davvero in quella leggenda. Bah, lasciamo perdere. Riprendendomi d'animo, decido che avrei reso significative le ultime settimane al Petit Chat. Il problema tuttavia era Leo, che si rifiutava persino di partecipare alla conversazione. Nonostante fosse quello che più di tutti volevo che comprendesse i miei sentimenti. «Ehi, Tsuki, c'è qualcosa che non va? Guarda che è arrivato un cliente!» «Oh, chiedo scusa, non me ne sono accorta!» Sembra che fosse arrivato un cliente mentre avevo la testa tra le nuvole. «Così non va, devo stare più attenta alla porta, il lavoro è lavoro!» «Se sei preoccupata per il discorso del licenziamento, non devi esserlo. Comprendo il tuo punto di vista, quindi stai serena.» «Eh? Licenziamento?» Una voce familiare dice alle mie spalle, lui è Todo. «E appunto, vedete? Il cliente è il signor Todo.» «Sì, resto fino al mese prossimo.» Per qualche ragione, Todo, non sembro chiedermi nulla delle ragioni al riguardo. «Ah, dunque non avrò più possibilità di incontrarti così. Immagino dovrò trovare un altro modo.» Di solito, a frasi come queste, finirei per arrossire, ma oggi non mi sento nel giusto stato d'animo. «La vedo triste. È successo forse qualcosa?» dice inclinando la testa per guardarmi bene in volto, mentre con la mano mi accarezza amichevolmente la testa. «Ma dov'è Leo nel frattempo?» «Se non te la senti di raccontarmi niente, non fa nulla. Ma sentiti libera di chiedermi qualsiasi cosa se c'è qualcosa che posso fare per te.» Mi sforzo di sorridere alle sue parole, ma so che ora non è proprio il momento di lasciarmi viziare dalla sua gentilezza. «Da quando siamo tornati a casa, Leo non ha aperto bocca. Mi fa male al cuore vederlo in quello stato.» Accendo la TV per riempire il silenzio. Passano una commedia umoristica, ma non mi sento proprio in vena di ridere. Non fa affatto ridere. Distolgo lo sguardo dalla TV e mi giro a guardare il tavolo. Sopra di esso era posato un pezzo di carta su cui era scritto il numero di telefono e l'indirizzo email di Todo. Todo aveva insistito perché lo avessi. Non appena faccio per prenderlo in mano, Leo si lancia in velocità verso di me. «Chia!» Leo afferra con i denti, però, non con le mani, il pezzo di carta. Dopodiché, da un lato della testa mi guarda furioso, ma pensavo lo ingoiasse. «È il foglietto che ti ha dato lui, vero? Cosa hai intenzione di fare?» «Lo volevo solo guardare, ma adesso ovviamente è tutto pieno della tua saliva.» Dico per difendermi dal suo tono accusatorio. «Avevi intenzione di chiamarlo, vero?» Non rispondo. Non importa cosa rispondo, tanto non mi crederebbe lo stesso. «Davvero, lo volevo solo prendere in mano, non ho intenzione di contattarlo.» «Allora perché non lo butti via?» Non riuscì a controbattere. Quello che diceva in effetti aveva senso. Leo era chiaramente furioso, tuttavia i suoi occhi sembravano essere tremanti. «Pensi che sia meglio di me? Hai intenzione anche tu di abbandonarmi?» Ripensando al suo passato, nego fermamente. Vorrei che la smettesse di paragonarmi alle persone malvagie nei suoi ricordi. «Non è affatto così! Io voglio restare con te! Non ho alcuna intenzione di abbandonarti!» «Allora non fare amicizia con quell'uomo! Non parlare con altri uomini! Non uscire con altri uomini! Tu sei mia!» «Oh mio Dio! Vabbè, ciao!» Scioglimento time! Ciu-ciu-ciu. Mi sento un po' ferita dalle sue parole. Mi considera un oggetto di sua proprietà. Ok, vista così in effetti potrebbe essere un po' fraintesa. Però se mettiamo che lui è innamorato... E, cioè, allora, a me sinceramente farebbe piacere se un ragazzo mi dice «Tu sei mia». Perché non lo so, mi fa sentire un senso di protezione.
Boh, come ve lo posso spiegare? Insomma, mi farebbe sentire bene, non mi farebbe sentire male. Poi dipende anche dal suo comportamento, magari, se diventa troppo oppressivo, però vabbè, lasciamo perdere. Non si rende conto che mi sta trattando allo stesso modo di come hanno trattato lui? Perché parli così? Non sono un tuo oggetto. Io voglio sposarti. Mettitelo in testa. Visto, lui parla da ragazzo innamorato. Come può aspettarsi mai che accetti una condizione del genere? Leo continua a dire di volermi sposare, ma non mi ha ancora detto una sola volta qualche parola d'amore. Non riesco davvero a capire cosa provi per me. Io non capisco quello che pensi, Leo. Dalle mie semplici parole, ogni emozione scompare dal suo volto. Darmi delle speranze per poi tradirmi ed abbandonarmi. Credevo che Tsuki fosse differente, ma alla fin fine voi umani siete tutti uguali. Potevo sentire sentimenti di odio e rifiuto che permeavano la sua voce. Ero convinta di essere riuscita ad avvicinarmi a Leo, ma forse non era stato così. Perché non credi alle mie parole? Avevamo passato così tanto tempo assieme, non riuscivo a credere che il nostro legame potesse essere spezzato con tanta facilità. Penso al nostro rapporto. Una cosa è certa. No, non sono stanca, no? Credo. Non voglio che finisca così, io dico la prima. Non voglio che il nostro rapporto finisca in questo modo. Sono sicura di questo. Io non capisco quello che provi, per questo desidero stare di più con te e sforzarmi di capire. Le mie parole erano cariche di decisione. Non sono sicura che Leo possa capire come mi sento, ma voglio essere più onesta e sincera possibile. Basta, è finita. Come è finita, Leo? Ma che cosa stai dicendo? Fu la sua risposta. Non spezzarmi il cuore così, non spezzarci il cuore così. Leo lo disse senza guardarmi in faccia. Lo sentivo veramente distante da me. Cosa intendi dire con è finita? Chiedo io, ma Leo persiste nel darmi le spalle. Con te mi arrendo. Non voglio più sposarmi, non voglio nemmeno più restare con te. Riportami al caffè, per favore. Il suo solito tono prepotente era scomparso. Smetto di controbattere ed accetto la sua richiesta. Oggi ormai è tardi. Facciamo domani. Ti va bene? Bene. Chiudemmo il discorso. Ma che cos'è appena successo? Scusatemi. Il giorno dopo, Leo è tornato a stare al Neko Café. Ma no! Spiegai al capo che, essendo che a breve avrei lasciato il lavoro, avevo trovato opportuno riportare Leo in negozio. Lui aveva accettato senza problemi. Non mi sembra ancora vero che sia tutto finito così in fretta. Il silenzio che regna ora nella mia stanza mi fa male al cuore. Leo non c'è più. Ma io mi sento triste. Ora che sono sola, è inevitabile che senta un vuoto dentro di me. Cosa faccio ora? A me! Piace Leo! Oh, finalmente l'ho ammesso! Mi sento così idiota ad essermene accorta solo ora. Il mio cuore sussulta sapendo che ciò che ormai è fatto non può essere cancellato. No, è finito così l'episodio! Ok, bene. Diciamo che questo episodio non mi è piaciuto tantissimo, l'ho trovato abbastanza triste. Io spero sinceramente che nel prossimo le cose si sistemino un po' perché... Cioè dai, non può finire così, io voglio la love story. Quindi sono troppo troppo curiosa di sapere cosa accadrà. Cioè, finalmente la protagonista ha capito che è innamorata di Leo e Leo è assolutamente innamorato di lei. E secondo me lui era solo geloso del signor Todo perché pensava che noi avremmo potuto scegliere lui, ma questo non accadrà mai. Comunque, va bene, stay tuned. Fatemi sapere giù nei commenti ovviamente cosa ne pensate voi. Se questo video è Lovely Cat vi piace, mettetemi un pollice in su. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi così non vi perderete i prossimi video. E noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!